Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo tutorial. In moltissimi mi avete chiesto come giocare Ocarina of Time su PC ed io sono qui per esaudire la vostra richiesta. Se volete vedere un esempio di gameplay o come apparirà, mi raccomando, trovate tutta la serie sul canale, quindi qui sopra o in descrizione. In questo tutorial vi insegnerò a 1. Installare il porting Ship of Arcanian, 2. Installare la texture pack 4K, punto numero 3, tradurlo in italiano, un piccolo asterisco qui, e punto numero 4, configurare ed avviare il gioco. Prima di partire però vi devo ricordare che questi tutorial non sono un incitamento alla pirateria, ma anzi vogliono aiutarvi a giocare con copie legittime da voi possedute in maniera più comoda e veloce. Dovrete quindi procurare voi stessi la ROM da giocare. Prima di cominciare però rispondiamo alla prima domanda. Che cos'è Ship of Arcanian? Ship of Arcanian è un porting fan-made della versione originale per Nintendo 64 di Ocarina of Time, realizzato per migliorare la stabilità, frame rate e controlli su dispositivi moderni. In particolare abilita il supporto a 144 fps, camera a gestione libera ed un sacco di altre funzionalità utili. Compatibile con Linux, Mac, Switch e Steam Deck, Ship of Arcanian supporta l'uso di texture personalizzate che permettono quindi di boostare notevolmente anche l'aspetto grafico del gioco, ed include un piccolo randomizer per i giocatori più accaniti che vogliono provare una sfida diversa. Per utilizzare Ship of Arcanian avrete bisogno di una ROM per Ocarina of Time, che sia di Nintendo 64 oppure GameCube. Ship of Arcanian non è veramente necessario per giocare il gioco, è infatti possibile giocare anche usando Dolphin, l'emulatore che ho presentato nel mio tutorial su come giocare Twilight Princess su PC, semplicemente installando la stessa texture pack. Includerò entrambe le versioni in descrizione, così potrai sceglierlo. Per semplicità però, il tutorial seguirà la versione Ship of Arcanian, che è quella che ho giocato io all'interno dei miei gameplay. La prima cosa da fare per cominciare è scaricare il pacchetto Ship of Arcanian. Farlo è veramente semplice, essendo un progetto open source, basta scaricare l'ultima build da GitHub, accessibile tramite il sito ufficiale o dal link che vi fornisco in descrizione. Dovrete ovviamente selezionare il sistema operativo su cui volete giocare, ma il processo è il medesimo per ciascuno di essi. Come sempre troverete tutti i link in descrizione. Una volta scaricato Ship of Arcanian, scarichiamo immediatamente anche la texture pack, Ocarina of Time Reloaded. Questa texture pack è compatibile con più versioni di Ocarina of Time, tra cui Ship of Arcanian e Dolphin, quindi potete scegliere voi quella che volete utilizzare. Il pacchetto include texture ad alta risoluzione ed audio rimasterizzato per una migliore qualità. Per una lista completa di tutte quante le features incluse, e soprattutto la lista degli autori e relativi ringraziamenti, vi invito a leggere il sito ufficiale. Andiamo quindi a selezionare Ship of Arcanian come opzione download e selezioniamo la versione grafica che vogliamo scaricare, 4K OTR oppure HD OTR. La differenza è sostanzialmente la risoluzione massima dei file. Per questo tutorial ho scaricato la versione HD, perché la mia connessione è molto molto lenta, potrete però scaricare tranquillamente la versione 4K se la connessione e il PC lo supportano. L'ultima cosa da scaricare, e probabilmente quella che è più complessa apparentemente, è la patch traduzione per rendere il gioco in italiano. Non preoccupatevi, una volta preparati tutti i file vi guiderò passo passo nella configurazione integrale. Come saprete infatti, la vostra ROM legittima di gioco, che sia per Nintendo 64 o GameCube, non supporta la lingua italiana. Per un'esperienza di gioco migliore però ho deciso di includere nel tutorial anche questa modifica, siete liberi chiaramente di saltarla se volete giocare in lingua originale. Anche in questo caso andiamo su GitHub, il link che trovate qui vi porta direttamente all'ultima versione disponibile, e scarichiamo il file patcher64tool. Nel caso in cui vogliate vedere il codice sorgente ovviamente potete scaricarlo e analizzarlo, va al di fuori dello scopo di questo tutorial. Una volta scaricati tutti i file ci troveremo quindi una grande cartella con all'interno la nostra ROM ufficiale di Ocarina of Time, la texture pack Ocarina of Time Reloaded, il tool patcher64 e Ship of Arcanian. All'interno di questa cartella trovate anche WinRAR. Come mai? Windows litiga un pochettino con i file Z64, quindi se si trovano all'interno di un archivio potreste non riuscire ad estrarli con il tool di Windows. In quel caso utilizzate WinRAR. Il primo passaggio è quindi andare ad estrarre ciascun archivio. Clic destro sull'archivio, estrai tutto, estrai. Ripetiamo questa operazione per ciascuno degli archivi che troviamo all'interno della cartella. Per comodità andrò a cancellare gli archivi una volta estratti, per non sbagliarci tra cartella ed archivio. Consiglio anche a voi di farlo se non avete in mente di riutilizzarli più volte. Andiamo anche, sempre per comodità, a rinominare la cartella di Ship of Arcanian, che è quella più importante all'interno di questo. Siamo quindi pronti per cominciare la configurazione effettiva.
Il primo passaggio con cui vi consiglio di cominciare è Patcher 64 Tool, che è il tool che permette di generare una versione patchata della vostra ROM tradotta in italiano. Entriamo quindi nella cartella ed eseguiamo il launcher. Windows potrebbe segnalarvi delle problematiche, fate esegui comunque. Se non vi fidate, chiaramente siete liberi di saltare questo passaggio. Non è uno step obbligatorio e potete giocare tranquillamente con la versione inglese o americana del gioco. Una volta avviato vi troverete davanti l'interfaccia ufficiale del programma. Può sembrare complicata, ma in realtà è molto molto semplice. Prima di proseguire però voglio farvi una premessa. Al momento della registrazione di questo tutorial sembrano esserci alcuni problemi con il tool, non è infatti in grado di generare la vera versione tradotta. Personalmente l'ho utilizzato quando ho giocato in live tutto Ocarina of Time, quindi so che funziona. Ho aperto una richiesta di supporto e cercherò di fornirvi maggiori informazioni nei commenti. Vi mostrerò comunque tutti i passaggi perché sono uguali e corretti. Potrebbero esserci alcune informazioni in descrizione nel caso in cui cambiassero degli step. In questo momento però non saremo in grado di ottenere una versione tradotta, quindi nel tutorial vedrete comunque il gioco in inglese. Fidatevi che questo processo funziona per giocarlo in italiano, speriamo risolvano il prima possibile. Quindi il primo passaggio è selezionare la nostra ISO cliccando sui tre puntini qui. Andiamo quindi nella cartella in cui si trova la ISO, selezioniamo il file e facciamo apri. In automatico verrà selezionata la console e il gioco. L'unica cosa che dobbiamo fare è aprire la sezione language, quindi qui, ed impostarla su Italian. Attraverso questo tool possiamo chiaramente applicare molte altre modifiche, ad esempio alzare la difficoltà, modificare la grafica, modificare i colori e tante altre cose. Noi però manterremo il gioco originale. I più tecnici chiaramente possono divertirsi. Una volta pronti, clicchiamo Patch Selected Options e attendiamo che la patch avvenga. Una volta conclusa la patch vedremo Done Patching Ocarina of Time e troveremo all'interno della cartella dove abbiamo la ROM una versione Redux IT patched. Questa versione in questo momento pesa 0 KB e il motivo è che per l'appunto il tool non sta funzionando correttamente. In una situazione normale peserebbe esattamente uguale alla vostra ROM originale, ma con la patch di lingua italiana. Per proseguire il tutorial useremo quindi la versione inglese, ma mi raccomando, tutto quello che ho appena detto vale comunque. Il prossimo passaggio è molto semplice. Apriamo la cartella Ship of Archinian e avviamo l'eseguibile di Ship of Archinian, SOH. Il software ci avviserà che non è in grado di trovare un file OTR, quindi possiamo generarne uno e diamo sì. Chiaramente per generarne uno serve una ROM originale, non ne trova una e quindi andiamo a dirgli sì per andare a selezionarla. Torniamo nella cartella, selezioniamo la ROM, facciamo apri e lasciamo che il gioco cominci. Una volta terminato ci chiederà se vogliamo estrarre altre ROM, per noi la risposta è no. In questo modo il gioco è già pronto per essere avviato e giocato. Chiaramente, come potete vedere, il gioco non è ancora a 60 fps, men che meno 144, e la grafica appare ancora un po' bruttina. Chiudiamo quindi Ship of Archinian e proseguiamo con l'ultima parte di questo tutorial. Se avete tenuto traccia di tutti i file che abbiamo utilizzato finora, ce ne manca uno, la Texture Pack Ocarina of Time Reloaded. All'interno della cartella estratta troverete due file, un README, che in questo caso, seguendo questo tutorial, potete ignorare, e il file O2R che va utilizzato. Questo file va spostato nella cartella di Ship of Archinian, quindi entrate in Ship of Archinian, nella sottocartella Mods potete spostare il file. La sottocartella Mods vi permette anche di caricare delle mod aggiuntive se voleste utilizzarne. In questo caso noi non andremo ad utilizzarle. Torniamo alla home page, avviamo Ship of Archinian ed abbiamo quindi installato la Texture Pack. Non è però attiva in questo momento. Premiamo Esc, andiamo nella sezione Enhancements, Graphics nel sottomenu e spuntiamo Use Alternate Assets. Impiegherà qualche secondo per caricare, ma una volta attivata gli asset migliorati saranno carichi e pronti per essere utilizzati. Cosa manca? Manca il frame rate e tutte le altre configurazioni, ma come fare? Eccoci quindi nell'ultima parte del tutorial, il tweaking e il divertimento che possiamo applicare. Torniamo nel menu di Ship of Archinian, dove troviamo notevoli miglioramenti che possiamo utilizzare. Innanzitutto, nella sezione Enhancements Presets, troviamo dei preset che possiamo caricare. Possiamo per esempio utilizzare Default, che è lo standard per tutti, Vanilla Plus, che è un'opzione che aggiunge dei miglioramenti di Quality of Life, ma non modifica il gameplay, per mantenere l'esperienza originale, ma migliorata,
E la versione Enhanced invece modifica anche il gameplay, quindi cambia dei comandi o cambia delle funzioni per rendere il gioco più godibile nel periodo moderno. Noi non utilizzeremo la versione Enhanced, ma solo la versione Vanilla Plus, che mantiene quindi il gioco originale. Ovviamente voi siete liberi di giocare come volete all'interno di questa sezione. Facciamo Apply Preset e applichiamo i preset di gioco. Tutta la parte relativa agli enhancements serve per migliorare l'esperienza di gioco, effettuando quindi delle alterazioni, ad esempio abilitare l'autosave, andare a cambiare le impostazioni del ciclo giorno-notte, eccetera, eccetera. Noi non toccheremo nulla all'interno di questa sezione, se non, per l'appunto, l'utilizzo di asset alternati, quindi asset moddati, che permettono di migliorare le texture. Quello che però vogliamo fare è spostarci in alto nelle impostazioni Settings. Queste impostazioni ci permettono di cambiare come funziona Shape of Archimian. Possiamo ad esempio cambiare i volumi dell'audio e le API di audio utilizzata, io vi consiglio di lasciare quelle standard. Ma soprattutto, nella sezione Graphics, possiamo lavorare su quello che è il frame rate. La prima cosa che vi consiglio di fare è o alzare il numero di FPS in base a quelli che volete impostare, selezionando quindi un numero specifico, o ancora meglio, spuntare Match Refresh Rate. Questo permetterà al sistema di adattarsi automaticamente al refresh rate del vostro schermo. Potete ovviamente abilitare o disabilitare il V-Sync, finestre multiple o singole, cambiare tra DirectX e OpenGL e tante altre cose. Ovviamente io vi mostro solamente la versione standard per permettervi di giocare a 60, 144, quello che volete FPS, senza problemi. Una volta cambiate queste impostazioni, premiamo Esc e possiamo tornare al gioco. L'ultima cosa che potrebbe interessarvi configurare, chiaramente, sono le impostazioni di controlli. Tramite F11 potete attivare la modalità schermo intero. Il controller, una volta collegato al PC, sarà automaticamente configurato da Shape of Archimian, quindi non vi servirà andare a fare alterazioni. Nel caso in cui non sia supportato, però, nella sezione Settings, Controls, troverete tutte le impostazioni dei controller. Ad esempio, in questo caso, il mio controller Xbox One S Controller, non è un Xbox One S Controller, ma appare in questo modo all'interno di Windows, vi permette di selezionare e mappare tutti i tasti che volete andare ad alterare. Io non andrò nei dettagli su come modificare i controlli perché non è nemmeno nelle mie capacità. Vi consiglio di utilizzare quelle standard, ma nel caso in cui vi trovaste in difficoltà utilizzando certi tipi di controlli, potete ad esempio impostare meglio i controlli per tastiera, quelli per mouse, eccetera, eccetera. E quindi eccoci qui, in uno dei più importanti titoli prodotti da Nintendo per la serie The Legend of Zelda, su PC con grafica, audio e framerate migliorati. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, sapete che potete contattarmi sia nei commenti che su Instagram. Più probabilmente risponderò su Instagram. Per questo video però, da Alex è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti. Ciao!